Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e continuiamo il viaggio nel mondo dello spumante. Nuova puntata dedicata al mondo del vino spumante e oggi, dopo aver visto il metodo Martinotti Charmat e il metodo classico, andiamo a vedere un po' qualche altro metodo o qualche altra modalità con la quale si può ottenere il vino spumante. Come vi avevo detto nelle precedenti puntate, il classico e il Martinotti Charmat sono, diciamo, le due modalità più conosciute, più utilizzate per ottenere questo tipo di prodotti, ma nella realtà ci sono anche delle produzioni, se vogliamo, un po' magari un po' più di nicchia, un po' più particolari, che invece utilizzano dei metodi leggermente diversi, e ad oggi li andiamo appunto a scoprire insieme, quindi a vedere un po', fare questa rapida carrellata di metodi, diciamo così, alternativi. Allora, di quelli di cui parleremo oggi sono principalmente tre, alcuni magari può darsi che li abbiate anche sentiti se frequentate, non so, delle mercati specializzati oppure fiere del settore, o semplicemente perché qualche esperto o in qualche altro modo ne abbiate avuto modo di sentirlo in qualche altro televisione o in qualche altro canale. Ma oggi parliamo principalmente del metodo ancestrale o familiare, del metodo Charmat o Martinotti lungo e il metodo e metodi che non utilizzano lo zucchero per la rifermentazione. Quindi diciamo che, partendo più o meno quasi tutti dal concetto di stare, diciamo, nel filone del metodo classico o del metodo Martinotti Charmat, apportano alcune lievi modifiche che vanno quindi a rendere poi i prodotti diversi rispetto a quello che si ottiene normalmente con i due metodi descritti e di cui abbiamo parlato in precedenza. Partiamo dal metodo ancestrale e o familiare. Questo magari è un metodo che vi sarà capitato di sentire, di leggere anche qualche volta su qualche etichetta. In realtà questo non è nient'altro che un metodo classico, però con delle caratteristiche un po' particolari. Di fatto si parla a volte anche di rifermentazione naturale. Ora, non che quella del metodo classico o quello del metodo Martinotti sia una rifermentazione chimica o come dire, o artificiale, per meglio dire. No, in realtà sono, proprio perché sono chimiche entrambe le reazioni, sono assolutamente naturali entrambi e di fatto non vengono forzate, ma semplicemente applicano il criterio che normalmente appunto utilizza la fermentazione per produrre, ad esempio, il vino base. Ma nella realtà, quando parliamo di metodo ancestrale, forse ci torna più in mente con il metodo appunto familiare. Perché si chiama metodo familiare? Perché era un po' il metodo che si usava, diciamo, una volta per ottenere un vino frizzante. Cosa si faceva? Quando si prendeva il vino dell'annata, quindi il vino giovane, di fatto si metteva in bottiglia, lo si metteva al freddo e poi dopo si attendeva la stagione calda, quindi la primavera, o comunque più verso la primavera, quindi quando cominciavano i primi caldi, per sostanzialmente far prendere calore a queste bottiglie che ricominciavano una seconda fermentazione. Quindi lo zucchero ed eventualmente i lieviti, che ricordiamo col freddo non venivano completamente uccisi, ma rimanevano in una sorta di, chiamiamolo, letargo in attesa di tempi migliori, sentendo ancora dello zucchero residuo, rinnescano la fermentazione e quindi si ottiene, esattamente come nel metodo classico di rifermentazione in bottiglia, la rifermentazione, quindi la creazione delle bollicine. Il metodo ancestrale, più che usare il vino, a volte usa anche dei mosti parzialmente fermentati, quindi di fatto si prende un vino che è parzialmente fermentato, quindi non fermentato, forse è ancora più corretto chiamarlo mosto che non vino, e si imbottiglia per ottenere lo stesso risultato. La caratteristica
principale di questa tipologia di metodo e che potrete riscontrare in diverse bottiglie è la presenza di un cosiddetto fondo. Quindi, non essendoci il metodo con la Bidul che abbiamo visto con il metodo classico, ovviamente tutti i residui della fermentazione tendono a depositarsi sul fondo e quindi a dargli questa caratteristica. In realtà non è niente di pericoloso, di fatto sono scarti della fermentazione dei lieviti, ma appunto danno questo, diciamo, questa caratteristica. Infatti a volte potreste sentirli essere chiamati con vini col fondo, ecco, proprio perché hanno questo residuo nel fondo appunto della bottiglia. Andiamo invece al secondo metodo di cui parleremo oggi, che è appunto il metodo Martinotti-Chamas lungo, e potremmo definirlo quasi una sorta di via di mezzo tra il Martinotti-Chamas e il metodo classico. Perché? Perché di fatto in questa via di mezzo viene previsto un tempo di permanenza e di fermentazione, di permanenza sui lieviti del vino molto più lungo, si va dai 9 ai 15 mesi, ma con un accorgimento: all'interno dell'autoclave vengono inserite delle eliche chiamate agitatori che di fatto vanno a sempre a rimescolare i sedimenti della fermentazione e a rimetterli in sospensione, quindi favorendo il contatto del nostro vino con i lieviti. Qual è il risultato di questa di quest'altro modo per fare il metodo Martinotti-Chamas? Beh, di sicuramente ci sono dei vini con degli aromi diversi, quindi meno fruttati rispetto a quello del Martinotti classico, diciamo Martinotti normale, chiamiamolo anche corto, però si sentono di più le note dei lieviti e anche il perlage solitamente è un po' più fine, quindi un perlage più piccolo, meno a grana grossa. Queste, diciamo, sono le due caratteristiche di questo, diciamo, metodo allungato rispetto al classico, quindi come via di mezzo fra il classico e il Martinotti-Chamas. Infine arriviamo all'ultima tipologia di metodo che andiamo a vedere, e che sono appunto i metodi senza uso di zucchero. Come abbiamo visto nelle altre puntate, solitamente per innescare la fermentazione vengono aggiunti degli zuccheri oltre ai lieviti, perché gli zuccheri servono per appunto nutrirli, perché possano innescare la seconda fermentazione. In queste metodologie invece si utilizzano altri modi, come ad esempio si può utilizzare del succo d'uva, quindi si prende del succo d'uva, quindi non si mette lo zucchero, ma magari succo della stessa uva del vino base, quindi per anche dare una sorta di mantenimento di determinate caratteristiche organolettiche. Oppure un altro metodo, che però poi questo allunga di parecchio la produzione del nostro vino spumante, è l'utilizzo del mosto dell'annata successiva. Quindi che cosa si fa? Si prende il nostro vino base, lo si vinifica normalmente, lo si lascia da parte, si attende l'annata successiva dove viene prodotto il nuovo vino e una parte del mosto del vino dell'anno nuovo viene unito al vino dell'anno precedente. Questo riscatena la rifermentazione come nella stessa maniera di come abbiamo visto nelle puntate precedenti, e quindi otteniamo il nostro vino spumante. Chiaramente, come potete capire, questo è quest'ultimo modo è deve essere molto pensato, molto ben congegnato, e soprattutto è molto anche figlio delle annate, perché chiaramente da un'annata all'altra ci possono essere delle lievi, anche a volte delle grandi differenze tra un vino e l'altro, e quindi richiede anche una particolare attenzione nell'essere utilizzato, proprio perché poi alla fine il prodotto da una volta all'altra rischia di essere veramente molto diverso. Bene, direi che con questo ultimo metodo chiudiamo qui la puntata, e direi che la nostra carrellata sul vino spumante sia abbastanza esaustiva. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video. Condividete questo video con amici, parenti, insomma tutti coloro che possano essere interessati a queste tematiche, ma soprattutto se avete qualche dubbio, domanda o perplessità, con l'hashtag AskTheWine potete tranquillamente farmi
tutte le domande che riterrete più opportune. Detto ciò, io vi lascio con al solito con le mie solite raccomandazioni, e cioè che non bisogna bere se si hanno meno di 18 anni e non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. Un ciao da Francesco e alla prossima con The Wine Channel.